Guarda, lo faccio per rispetto di chi non ha giocato domenica. Giriamo a destra, ragazzi, giriamo a destra. Ve l'ho detto che come la fidanzata, che quando... Ci giriamo a sinistra, che quando ci fa disperare, proprio comunque si sta sempre sotto casa. Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, prima di iniziare, vi ricordo sempre che quelli lì, oggi faccio anche la sponsorizzazione, quelli lì, e vi dico anche il programma di oggi, vi dico anche le promozioni. Promozioni, 100 euro vi regalano 2 magliette, 200 euro 4 magliette, via di mezzo, 1 e 3, cioè 59 e 159. Indi per cui, cosa aspettate a comprare queste cazzo di maglie? È qua che si vede se uno, io sono pieno di maglie del Milan. Poi, ma grazie a Dio, ma arrivano, comunque sia in omaggio per far vedere a voi. Questa qua, per esempio, è la maglietta retro. La maglietta retro, ci sono anche le magliette retro. Per esempio, ottimo. Ma meno male che arriva sta partita, ma sapete perché meno male? Perché, allora, sono successe cose questa settimana. Sono uscite cose, poi non aspettavano altro, sinceramente, che... Cioè, su di noi giornali, ragazzi, c'è da dire una cosa, non è che voglio far quello di parte, però... Cioè, ragazzi, paragonare Lopetegui al Milan, secondo voi uno come Zlatan Ibrahimovic punta su Lopetegui? Perché adesso comunque il comando, se non sono stupidi, andrà tutto lui. E secondo... Non do la parola a Lopetegui, mi fa venire da starnutire. Secondo voi andrà in mano a uno, un perfetto sconosciuto, che non sa neanche più sua mamma che lavora, mai fatto nella vita, cioè... Sì, ha vinto l'Europa League, però io non sapevo neanche chi fosse io. A malapena sapevo chi fosse, per sapere che cazzo è, lo seguo poco. Ma ragazzi, da qua a paragonarlo nel dopo Pioli, dobbiamo comunque sia subito ripuntare alla seconda stella a prendere un perfetto sconosciuto. Non penso che voi avrei caduto la tegola in testa, ma non credo, perché si rompe la tegola non la sua testa. Comunque, cioè, queste qua, ragazzi, sono cattiverie, sono le classiche cattiverie messe a disposizione della stampa nei nostri confronti, è la pura verità, punto stop. Si sa benissimo che la stampa ce l'ha su con noi, si sa benissimo, è una cosa che si sa, ragazzi, dai, su, è una cosa che si sa, punto basta. Detto questo, ragazzi, che dire, poi viene fuori il caso di Magnan, che non viene convocato perché dicono che si droga, cioè, cattiverie che comunque sempre messe a sfavore della nostra, tutto per destabilizzare un ambiente che viene destabilizzato già da anni. Poi noi ci mettiamo del nostro, che entriamo in campo senza voglia con la Roma, e adesso qua è il momento di chi che gioca di meno di dimostrare che comunque abbiamo anche un'ampia rosa. Quindi, per cui oggi partiamo con Sportie, dati gli ultimi infortuni di Magnan, affaticamenti, cose, mica cose, naturalmente lo teniamo a riposo, a parte che non si sa se con la Roma ci sarà o non ci sarà. Io mi auguro fortemente che sia giusto un lieve risentimento, che non voglia rischiare. Giochiamo contro Sassuolo, che è una squadra che mi sta altamente sul cactus, anche se ho bellissimi ricordi di Sassuolo, perché è stata l'ultima gioia che mi avete dato. Speriamo che non sia l'ultima fra tante in un lungo periodo. Giochiamo contro il Sassuolo, che è la canna del gas, quindi deve fare punti. Speriamo di non resuscitare il morto che cammina. Non me ne frega un cazzo che per 8 undicesimi praticamente la squadra, anzi c'era soltanto Hernandez, Tomori, non so neanche se ci sarà, no, e Pulisic, poi gli altri saranno tutte le seconde linee. Quindi partiamo con Sportie, stai tranquillo, tu sei un ottimo secondo portiere, hai dato delle ottime garanzie, sono contento che giochi te oggi in porta, sinceramente, perché te lo meriti anche di giocare anche te, perché fai parte della rosa, hai sempre fatto il secondo in maniera proprio con il stato che metto in caso, hai fatto bene, quindi giochi te tranquillo, sereno, che sai parare tranquillamente, sei un lusso come secondo portiere, secondo me. A destra gioca Abello de Nonna. Io sinceramente con la Roma ti avrei fatto giocare a te, con molta sincerità, perché se giochi te vuol dire che Davide giocherà giovedì. Io avrei fatto l'esatto contrario, avrei fatto giocare Davide per proporre te contro la tua ex squadra
che si è sicuramente galvanizzato per la partita di giovedì, però Pioli ce l'ha così, va bene. Poi teniamo fuori sia Gabbia che Ciao per far giocare Superman. Secondo me Gabbia in questo momento è più in forma, c'è cioè anche raffreddore, più in forma. Come cazzo si fa questo caldo? Comunque è più in forma, secondo me, è più in forma di Ciao, e secondo me lo vedo anche meglio. Per me è più forte di Ciao Gabbia, però sa che sono stranieri, gioca prima gli stranieri che gli italiani. Comunque non ho mai capito sta cosa. Comunque vabbè. E niente, Superman gioca di esperienza, sappiamo che la tua velocità è il tuo meno forte ultimamente, loro davanti non è che sono tantissima roba come i tempi, non c'è più Berardi che è la nostra bestia nera, hanno perso altri giocatori, quest'anno infatti la posizione piano in classifica se la meritano tutta. Il mio sogno sarebbe quello di vedere in Serie B, perché una squadra come Sassuolo, con la tifoseria inesistente che c'ha, non può giocare in Serie A, ci sono altri palcoscenici più interessanti, già non so, campionato di livello basso. Quindi spero che tornate nella competizione che vi spetta. Diamogli un'altra spinta in più, vai! Tomo, la tua assenza si è sentita tantissimo, quella maledetta munizione inutile contro una partita già vinta e stravinta contro una squadra che giocava in 10 di oratorio. L'abbiamo pagata con la Roma, infatti quando ho visto la tua munizione mi sono messo subito le mani nei capelli, perché il tuo carisma si vede subito, la tua spinta si sente subito, nonostante che Gabbia comunque ti abbia sostituito alla grande. Teo, l'ultima partita male male, io ti avrei tenuto fuori oggi, sinceramente avrei fatto giocarsi, anzi avrei fatto giocarsi a Calabria che Florenzo, oggi massimo turnover avrei espresso proprio. Niente, sei stanco, quello ti continua a far giocare anche per le come queste, che comunque, francamente, per noi che siamo già qualificati in Champions, sono anche abbastanza inutili, però abbiamo un sacro dovere comunque sia di far giocare tutti nelle partite che bisogna far riposare, una partita più decisiva e più importante dell'anno che è giovedì, un po' tutti. Indi per cui comunque voglio vedere oggi un miau, un missile. Che magari, guarda, io spero che andavi in doppia cifra te quest'anno, però come assist e cosa, grandissima stagione di Teo. L'unica partita che hai sbagliato è quella, è vero che questa è quella più importante, la seconda più importante, la più importante giovedì. Però comunque, siamo lì. Ragazzi, se arriva Lopetegui, stiamo ancora pensando a Lopetegui, veramente io tolgo anche DAZN. Se arriva Lopetegui, io cambio, io veramente, io, cioè, perché tutti ormai siamo abituati a voi, magari uno che costa poco, io veramente cambio, tolgo anche DAZN. Comunque. A centrocampo gioca Musà, gioca Adli. Io su Musà, sinceramente, ho ottimi prospetti. A me piace tantissimo. Fisicamente mi ricorda un po' che sì. Mi ricorda un po' che sì, sinceramente. E naturalmente non paragoniamo che sì quello in forma del Milan con Musà che c'è ancora pane da mangiare. Però a me piace Musà, a me non mi dispiace. Speriamo che non li porti sfiga oggi, che non devo dire una mica Musà una pena male. Di fianco c'è Adli che è sempre agile, ci mette il massimo impegno, come sempre. Salendo poi, a destra abbiamo Ciucu, che gli diamo continuità, doveva giocare anche con la Roma, invece abbiamo preferito Loftus che camminava. Molto deludente Loftus contro la Roma, molto molto deludente. Abbiamo Ciucu, quando bisogna criticare ragazzi, ti fanno un conto, però comunque vedere le partite è un'altra cosa. Niente, mi auguro veramente che entriamo, che entri in campo, non ti intestardire, fai le cose facili, che poi ti vengono anche quelle difficili. La giocata ci sta a provarla, perché hai le capacità per farla, l'hai dimostrato anche l'altra sera. Però ragazzi, giochiamo facile, che le cose poi difficili vengono da sé. A sinistra c'è Okafor, per me è fuori ruolo, comunque vabbè, giusta la panchina di Leao vedendo su un momento di nervosismo, non per le sue prestazioni, per i suoi dischi che sono una cilecca, per la sua voce del cazzo da femmina che c'ha a cantare, o per il suo libro che spero che, chi ha comprato il libro lo vanno, non mi scrivete, almeno non ditemelo, chi è che ha comprato il libro di Leao, almeno fate la cortezza di non dirmelo, se no vi banno, c'è ban, io non banno mai nessuno, anche gli hacker, quei pochi che ho. Non vanno mai nessuno, ma vi dico che se comprate il libro di Leao, io vi banno. Sappiatelo, qua lo dico e qua non lo nego. Poi, dietro la punta c'è Pulisic nel suo ruolo, dovrebbe giocare lui, da quello che ho letto. Poi magari mi sbaglio, gioca l'8-5, non lo so, però dovrebbe giocare Pulisic. Che, boh, tolto anche lui contro la Roma, non si sa perché Pioli che cazzo di cambi faccia, comunque, vabbè. E davanti c'è Lucas. Tu parti meglio da fuori quando entri nel finale. Quel gol lì vi dico che Lucas lo fa. Quel gol lì vi dico che Lucas lo fa. Vi dico soltanto una cosa: so che, no, che per molti dico che non conta un cazzo questa partita. Però per il rispetto di chi è che quest'anno si è seduto in panchina, non è facile stare in panchina. Tifiamo ancora di più la squadra oggi.
Ok, tifiamo ancora di più la squadra e questo che vi chiedo, qui lo dico, qui non lo nego, non dico che ci sia questa tensione delle altre partite, però comunque quando gioca il Milan, ragazzi, anche quando non è un giorno come gli altri, perché chi è vero tifoso del Milan, anche queste partite qua le segue con ansia dall'inizio alla fine. E poi Sassuolo, hashtag Sassuolo, mandiamolo in B. Pronti ad entrare l'artiglieria pesante. Sperando che entri con voglia, vero Leao? Sperando che entri con voglia, sperando che al posto di prendersela con un innocente giornalista entri in campo, se la prenda con se stesso e che sfoghi questa frustrazione, la sfoghi sul campo. Ok, tu ormai hai una clausola di 175 milioni. Se vuoi fare il professionista, la pressione devi fare come Ibra. La pressione mi gasa, la pressione fa parte del gioco. La pressione mi piace, mi piace. Vedete che mi faccio la categoria, mi piace, perfetto. Ragazzi, alziamoci tutti in piedi, ok? Tutti in piedi, ci prendiamo per mano. So che siete ancora incazzati per giovedì, io anche. C'è da vincere una partita, si va a vincere la partita, ok? Mandiamo i gobbi a meno, li lasciamo a 8, che voglio comunque consolidiamo il secondo posto, dato che la prossima comunque magari ci andranno meno 5, se non vince questa partita. I gobbi li voglio più lontano possibile, c'è il derby la prossima. Quindi almeno vorrei consolidare il secondo posto con 8 punti di vantaggio. Tutti insieme e andiamo a vincere questa cazzo di partita. Dai, raga, dai! Ah, hashtag Nolopetegui, hashtag Nolopetegui, tolgo da Zorro. Ciao a tutti.